Torniamo allora in diretta con la nostra gara 1 del Supermotard dalla pagina Facebook CNV Motoasi. Griglia di partenza che vede in pole position Gennaro Romano, in seconda posizione Arduzzi, in terza Dolfin, in quarta Parisi, in quinta Scardella, in sesta Calistri, in settima Gianni, in ottava Alviti, in nona Mezzetti ed in decima Bianchi. Tutto è pronto, allora Giulia Visiera si fa sul serio, occhio al semaforo. Pole position per Romano che parte bene, buono anche lo spunto in seconda posizione di Narduzzi che aveva tentato subito l'affondo, occhio perché ci sono dei cambiamenti anche di posizione nella parte centrale del gruppo, ottimo però lo spunto del poleman e buona anche la risposta di Narduzzi che aveva tentato l'imbucata a sorpresa proprio alla primissima staccata al termine del rettilineo della griglia di partenza. E allora ci siamo, entra nel vivo anche quest'ultima gara 1 di oggi, 11 giri a disposizione per i piloti del Supermotard. Attendiamo ovviamente il primo passaggio e poi faremo un riepilogo della situazione provvisoria, anche se sembra prendere già il largo il leader Romano, seguito a debita distanza da Narduzzi e Dolfin rispettivamente in seconda e terza posizione. Eccoli qua i piloti che tagliano il traguardo per il primo giro con le posizioni invariate rispetto alla griglia di partenza in testa. C'è Bagara anche al centro del gruppo, si impenna la moto, riesce a tenerla a bada. E allora ci siamo ormai entrati nel vivo di questa gara 1, un secondo e uno già il vantaggio di Romano in prima posizione su Narduzzi, terza posizione per Dolfin che segue a 2 secondi dalla vetta, quarta posizione per Calistri. E intanto proprio il gruppetto composto da Calistri, Scardella e Parisi sono in piena bagarre per la quarta posizione. Eccoli qua, li vediamo passare sotto il traguardo, occhio al tentativo in interna che riesce, sorpasso riuscito di Scardella su Parisi, Parisi che fa impennare anche la moto nel tentativo di aprire al massimo il gas. Allora intanto siamo giunti a 9 giri dal termine, continua la leadership di Romano, seconda posizione per Armando Narduzzi, eccolo qui leader che taglia nuovamente il traguardo, seconda posizione per Narduzzi, terza per Dolfin ed è Parisi che si era portato in quarta posizione su Calistri. Ringraziamo la nostra Alessandra per averci fatto notare il sorpasso. Poi abbiamo, come detto, in quinta posizione Calistri, in sesta Scardella, in settima Gianni, in ottava Alviti, in nona Mezzetti ed in decima Bianchi. Importanti anche i distacchi perché Romano, il leader, è già 3 secondi e 3 di vantaggio su Narduzzi, che segue in seconda posizione. Terza posizione ancora per Dolfin che è distaccato di 4 secondi e 3 dalla vetta. Abbiamo soltanto le battute iniziali, 8 ancora i giri a disposizione. Eccolo il leader Romano che taglia nuovamente il traguardo, seguito da Narduzzi e Dolfin. Poi abbiamo Parisi e Calistri. Sesta posizione per Scardella, in settima Gianni, attualmente in ottava Alviti, poi nona Mezzetti ed in decima Bianchi. Comunque distacchi abbastanza definiti, non sembrano esserci al momento imminenti attacchi
da raccontare. Andiamo a vedere a quanto monterà adesso al prossimo intertempo il vantaggio del leader che taglia il traguardo in questo istante, ovvero Gennaro Romano su Narduzzi. 3 secondi 8, recupera qualcosina, recupera qualcosina rispetto al giro precedente, anche se ovviamente il distacco è sempre importante. Sei giri al termine, siamo praticamente a metà gara. Rinnovo l'invito ai piloti della 110 Junior e 160 Junior a prepararsi in pregriglia. Ricordiamo che siamo sempre in diretta in questa domenica 3 aprile dal tracciato di Casaluce in Caserta per questa tappa del CNV 2020. In diretta ovviamente dalla pagina Facebook CNV Motoasi. State seguendo le fasi di questa gara 1 del Super Motard, ultima gara 1 di oggi, poi si comincerà con le gare 2. Intanto Romano ha portato a 4 secondi e mezzo il vantaggio su Narduzzi, che segue in seconda posizione. Terza posizione saldamente nelle mani di Dolphin, in quarta Parisi, in quinta posizione Calistri, in sesta Scarradella, in settima Gianni, in ottava Alviti, in nona Mezzetti, in decima Bianchi. E allora sollecitiamo i piloti della 110 Junior e 160 Junior a prepararsi in pregriglia. Siamo quasi a 5 secondi a questo punto di vantaggio del leader Romano su Narduzzi, che segue in seconda posizione. Gara che fin qui ci sta raccontando poco in termini di sorpassi. Sono i piloti nettamente distanziati l'un l'altro. Quattro i giri al termine. Andiamo a vedere adesso a quanto ammonterà il distacco del leader. È salito a 6 secondi il distacco di Romano su Narduzzi, mentre è di 5 secondi il distacco di Narduzzi in seconda posizione su Dolphini in terza. Invariate le posizioni rispetto a quanto raccontato poc'anzi. Siamo alle battute finali di questa gara. Vorrei sollecitare nuovamente i piloti della Mini GP 110 Junior e 160 Junior a prepararsi in pregriglia, visto che, come detto, siamo a 3 giri dal termine. Continua la cavalcata in solitaria di Romano Gennaro. Andiamo a curiosare sul distacco in quest'ultima tornata del leader Romano su Narduzzi, che sale ancora 6 secondi e 8 del leader. Su Narduzzi, che segue in seconda posizione. Ultimi due giri. Ultimi due giri segnalati dalla direzione di gara ai piloti. Si sta dunque per chiudere anche quest'ultima gara 1 di oggi, con Romano sempre più leader, ha portato a quasi 7 secondi il proprio vantaggio
sugli inseguitori. Lo porta a 7 secondi netti. Romano è a 7 secondi netti su Narduzzi in seconda posizione. Terza posizione per Dolphin, quarta per Parisi, quinta per Calistri, sesta per Scardella, settima per Gianni, ottava per Alviti, nona per Mezzetti, decima per Bianchi. Gara totalmente in solitaria fin qui per il leader. È un po', possiamo dire, piloti che stanno facendo gara a sé, netti i distacchi. Tanto è cominciato l'ultimo giro, si sta per concretizzare la vittoria in questa gara 1 per il leader. Ultimi metri per lui e va a vincere Gennaro Romano. Questa gara 1 chiude in seconda posizione Armando Narduzzi. Terza posizione per Matteo Dolphin. Chiude in quarta posizione Massimo Parisi, in quinta Francesco Calistri. Attendiamo anche il passaggio di Thomas Scardella che chiude in sesta posizione. Settima posizione per Alberto Gianni, ottava posizione per Emanuele Alviti, nona per Daniele Mezzetti e decima per Dario Bianchi. Allora, noi andiamo in pausa, ci vediamo tra pochissimo con la gara 2 della 110 Junior e 160 Junior.